La prima figlia di Albano e Loredana Leciso si sta godendo il successo ottenuto con The Voice Senior, il programma condotto da Antonella Clerici in cui ha ricoperto il ruolo di giudice insieme al suo famoso papà. Ma sta anche lavorando a nuovi progetti, come confessato anche a Verissimo. Di recente infatti la bella Jasmine si è aperta nello studio di Silvia Toffanin, dove ha anche ricevuto la sorpresa di Albano e cantato il suo primo singolo Ego. Crescere sotto i riflettori è stato complicato per lei, che ora sogna di affermarsi come cantante ma deve combattere contro i pregiudizi e le male lingue. E proprio a Verissimo Jasmine non ha fatto mistero del fatto che le critiche le hanno causato parecchia sofferenza. Continua dopo la foto, certo, ormai è abituata al chiacchiericcio, visto il cognome importante. E anche alle fake news sui suoi familiari, ai giudizi e ai commenti feroci. In futuro spera di diventare ancora più forte e di farsi conoscere davvero per quella che è, ma nel frattempo ha anche ricevuto un consiglio di Silvia Toffanin, che nel corso dell'intervista ha spronato la sua ospite: non leggere i commenti social. Continua dopo la foto. Jasmine ha mai nascosto di sognare di partecipare al di Sanremo con Albano in futuro e presto potrebbe regalare un nuovo singolo? E a quanto pare è già lanciatissima nel mondo dello spettacolo, al punto che, come riporta Alberto Dandolo nella rubrica Pillole di Gossip di oggi, mamma Loredana Leciso starebbe cercando un agente che segua la sua carriera artistica. Continua dopo le foto, Jasmine ha una bellissima voce e il suo desiderio è farsi strada nel mondo della musica, ha scritto il giornalista lanciando un gossip sulla figlia di Albano e Loredana Leciso. Pare che Loredana Leciso sia alla ricerca di una persona di fiducia che possa seguire e curare con professionalità il percorso artistico della sua bambina, ha aggiunto Dandolo. "14 gennaio 2021